Ladies and gentlemen, now on air, the Deacon of the Global Beach Chart. Posso vantarmi del mio nuovo bananone che ho in testa, il mio nuovo ciuffo? Guarda qua. Guarda come traballa, guarda come dondola, anzi guarda come donnola, guarda come donnola. Mi hanno fatto una capigliatura un pochino molto race, sono anche molto rasato di fianco, però vabbè. Ci tenevo così a farvelo notare, ma probabilmente non ve ne frega niente perché siete tutti qui per gara 8. Sì, ho detto gara 8, è la prima cosa che vi devo dire, mi sono sbagliato, non ho fatto gara 6. Però vedi che poi ogni cosa diciamo che non viene a caso. Perché? Perché mi hanno fatto notare che in effetti ci sarebbe una categoria che avevo annunciato. Speravo ve lo foste dimenticati perché me la tenevo lì, come perla, da tirare fuori all'ultimo momento. Ma no, ve la siete ricordati, quindi devo tirarla fuori adesso. Che in effetti sarebbe bello decretare assieme. Sappiamo perfettamente che c'è Alessandro Caraffi che praticamente non ha avuto una vita sociale nei giorni, diciamo, di intensità del gruppo Dicono di Golubovic. E allora abbiamo deciso di fare una categoria a parte, dedicata solamente a lui. Nelle prossime ore metterò un sondaggio sulla pagina Facebook, anzi no, sulla pagina Facebook, sul gruppo Dicono di Golubovic. Lo metterò in cima in modo che possiate votare la vostra battuta di Alessandro Caraffi preferita. Vincerà Alessandro Caraffi, perché la categoria è sua. Infatti tutti lo Davide soltanto. Ma gara 8 sta per iniziare. Andiamo a scoprire insieme qual è la categoria di gara 8. Categoria Reggianità. Wow! Number 5. Reggianità, quindi riguarda tutto ciò che c'è a Reggio Emilia e che non c'è da altre parti. È veramente una bellissima categoria, vi siete veramente sbizzarriti. Partiamo dalla numero 5 e se mi permetto la metto al numero 5 perché caso vuole che sia proprio anche una notizia di questi giorni. Facciamo un grande in bocca al lupo a Giuliano Razzoli. Duccio Simonelli alla numero 5, dicono che Razzoli da domani si allenerà con Golubovic, o meglio su Golubovic. Facciamo che questo è un augurio. Giuliano torna a sciare sulle montagne. Number 4. Alla numero 4 Renata Montanari, dicono di Golubovic che non si butti via niente. Number 3. Alla numero 3 Stefano Vernillo, il Palabigi. Vernillo, sì, ho detto bene. Il Palabigi verrà ampliato per Golubovic, non per gli spettatori. Number 2. Alla numero 2 argento per Massimiliano Piccinini. Pare che la Gigiasa sia finita in tal canel a seguito di un blocco subito da Golubovic. Capolavoro. And now at the number one of this chart. Pensate che la numero uno è un capolavoro ancora migliore della numero due, perché se l'argento sta alla due, l'oro sta alla uno. No, dico bene. E mi è piaciuta molto questa perché ha a che fare anche con i nostri cugini parmigiani, ma soprattutto con un piatto della nostra tradizione reggiana, anzi emiliana. Alla numero uno c'è... Quando è che finisce? Dai, eh! Massimo Montanari, appena gli hanno detto andrai a Reggio Emilia, Golubovic ha risposto: mi piace il gnocco fritto. Ha imparato prima lui che i nostri amici parmigiani. Amici l'ho aggiunto io, ironicamente, perché non c'era la battuta di Massimo Montanari. Bravo Massimo! Hai vinto la maglietta. A gara 9. Ciao!